Io credo opportuno dirvi che il significato di uscire con questa rosa in questo istante è il grande sentimento che porto della Filomenica tramite questo meraviglioso repertorio, tramite questa meravigliosa cultura. Una volta ancora devo ringraziare fondamentalmente al Comune di Puntarolo e di forma molto speciale nella persona del suo carissimo assessore Edwin Pascal per averci permesso di venire questa sera a far sentire queste melodie che appartengono a voi. Questa musica è una figlia culturale della Italia. Questi due brani che intenderò interpretare sono due brani che ci tengo tantissimo al cuore, perché uno di loro forse è uno dei brani più tradotti al mondo, più di 287 lingue, il caso di Vesa Muccio, scritto per una compositrice messicana chiamata Consuelo Velázquez. E dopo Storia di un amore, la tristezza di perdere quell'amore che si è amato, che si ama. Con questa rosa io voglio ringraziare anche a questo straordinario, specialissimo gruppo di amici che è dietro a me, perché grazie a voi si rinasce e si mostra il folklore latinoamericano interpretato da queste meravigliose mani. Per me è una grandissima e fondamentale cosa andare con l'associazione del Crescedo raccontando che non si tratta di un spettacolo in più, sino si tratta di far conoscere la vostra figlia. Mille grazie di queste fiori e per voi. Tengo miedo a perderte.
Para
Sönen